Buongiorno e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Oggi vi farò la ricetta velocissima di un budino buonissimo fatto solo con tre ingredienti, ma se volete lo potete fare addirittura con due. Io ho fatto questa piccola aggiunta perché mi è stato detto qui a casa, sì, è molto buono, però è poco dolce. Sono abituati bene, quindi di conseguenza ho fatto una piccola aggiunta, cioè 20 grammi di zucchero a velo. Allora, di cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di polpa di kaki e di cacao, Quelli morbidi, cachi. quelli morbidi esattamente, questi sono proprio maturissimi. Quindi andiamo a togliere tutta la pelle, andiamo a togliere i semi, insomma il picciolo, eccetera, eccetera. E ci rivediamo qua perché dobbiamo pesarli e quindi in base alla polpa va la polvere di cacao. A fra poco. Allora, sono 380 grammi di polpa di cacao. Adesso quindi andrò a mettere esattamente 38 grammi di cacao. Ma si può fare con qualsiasi frutto? No, solo col cacao. Perché praticamente il rapporto sarebbe 10 grammi di cacao ogni 100 grammi di cacao, quindi 38 grammi di cacao, e poi dovete avere solo la pazienza di farlo mixare con il mixer per un po', in maniera che diventa proprio una poltiglia liquida. Eccolo qua, 38 grammi. Quindi vado a mettere tutto nel mixer e ci rivediamo a polpa pro, a budino pronto praticamente. A dopo. Eccoci, abbiamo fatto il nostro composto e adesso lo andiamo a versare dentro alle formine in alluminio o anche delle terrine di coccio, di vetro o delle formine di silicone anche. Per quale motivo non si può fare con altri frutti questo Allora, budino? il discorso è che nel cacao, a parte le varie proprietà benefiche che sono anche depurative e lassative, ci sta molta pectina e quindi questa insieme al cacao forma una sorta di gelatina che si va nel frigorifero a rapprendere e forma questo budino. Infatti è ottimo per chi sta a dieta, perché Certo. comunque anche è un prodotto vegano, perché comunque non, cioè, possono mangiarlo tranquillamente vegani e vegetariani, perché non ci sono né latte né derivati del latte né uova, Quindi niente. adesso mettiamo il composto. Sì, mettiamo il composto che guardate già ha la forma proprio di un budino dentro alle formine, E poi in freezer. in frigo. In In frigo. frigo, io direi, guardate, per 2 o 3 ore. Ok, però se voi volete lasciarlo anche tutta la notte diventa ancora più duro. E noi ci vediamo fra un. Dipende dalla consistenza che amate. Noi ci vediamo fra 2 o 3 ore. Sì, A dopo. a dopo. Eccolo qua. Come vedete, il nostro budino è pronto. Sembra un budino al cioccolato. Esatto, tira fuori un pochino di acquetta, ma è normale perché stando nel frigo è normale. Allora, adesso facciamo così. Guardate. Che carino. E ora, ovviamente, perché noi siamo golosoni, per renderlo ancora più buono, più goloso, ci andiamo a mettere qualcosa di molto goloso. Ullala, sembra un po' la caprese dell'altro giorno così. Esatto. Eccolo qua. E ora ti tocca. Vai. Guardate, guardate la consistenza. È come esattamente quella di un budino. Vuole assaggiare, vuole assaggiare. Allora, io vi dico, adesso vi dico una cosa breve breve, mia nipote non mangia praticamente frutta, se non le banane. Questo se Questo se l'è divorato, quindi potete anche, tra virgolette, ingannare i vostri figli e dargli questo budino, anche togliendo lo zucchero. Buon dolce a tutti! Ciao!